Bella lei, amici del tubo, il vostro Nickarg, che giocherà a Boson X, stato su Discovered, copriato 1013, Ian McClarty e John Kearney. No, non è questo il nome del gioco è Boson X, lo state vedendo. È un gioco indie. Ah, tanto registro l'audio su tracce separate, quindi posso anche tenerlo così. Dai, settiamolo su on, evitiamo snabbate. Sì, qua sapete tutta la gente che dobbiamo ringraziare per avere questo gioco, con i Twitter accanto, così potete followarli, tanto ce ne fotte una sega di niente. Il gioco comunque è un gioco indie gratuito, troverete il link in descrizione, e me l'hanno segnalato, ho deciso di provarlo. Ora, qua ci sono un po' delle mie partite precedenti, quindi vabbè, vi farò vedere direttamente dal primo livello come funziona. Vedete, left arrow, jump left. Right arrow, jump right. And hold for longer jumps. Quindi se tenete premuto il tastino potrete fare dei soldi maggiori. Mi piace questa, mi piace. Mi piace pure a me, mi piace. Good luck, professor. Vai, professor Oak. Dai, professor Oak. Yeah. Bella roba. E niente, il vostro scopo è far arrivare l'energia al 100% per scoprire il bosone X. Avete presente, no? Il gioco di parole col bosone di X, no? Eh? Che massa di ignoranti che fussiè. Fussiè una massa di aproni! Che non studiai! Ah, ecco. Allora. Ah, sì, lasciamo da parte i giochi di parole stupide. I giochi di parole stupidi. E concentriamoci sul gioco. Come vi ho già detto, se lo volete provare anche voi, il link sarà piazzato là nella descrizione. Quindi andate, scaricatelo. Che tanto it's free. E a noi le cose gratis ci piacciono un casino, vero? Raggiunto il 100% di energia, potete anche morire come ho fatto ora. Anzi, qua non l'ho fatto apposta perché l'ho snabbata perché sono un nabbo della Madonna, ma comunque, vedete, il mio best score è 123. Se raggiungete il 100%, il livello è considerato superato e potete passare a quello successivo. Una volta superati tutti e sei gli esperimenti, niente, vincete un biscottino. Che volete vincere, cioè. Ecco. Quindi ogni volta diventa sempre più cazzuto. Questo qua ancora non l'ho superato. Speriamo di riuscire a superarlo. Se si pigiate il rosso la piattaforma cade, quindi non è altamente sconsigliato pigiare il rosso, capito? Ora mi venite a dire Nicarg, io picio il rosso, mi ha detto di pigiarlo, io ti ho detto di non pigiarlo, va bene? Se te lo pigi tu sei una fava. Ecco, sbagliato, sono un cretino e sono volato di sotto. Qua il mio pick è stato 24%. Quindi ho fatto notevolmente schifidols. Ecco qua proprio sono. Comunque no, non ho intenzione di finirlo. Voi direte, Nico, facci una serie su questo giochino. No, non l'ho finito, va bene? Qua non so perché la piattaforma mi si è mi si è volata sotto i piedi. Comunque sì, è un giochino simpatico. Porca di quella vacca. È un giochino simpatico che se vi capita l'occasione di provarlo ci perderete quei 5-6 minutini e via. Ho fatto dei salti lunghi, sono un pro della Madonna. Oh oh oh. Ecco, le prime volte che giocherete questi livelli vi ritroverete a non saper calibrare bene i salti, quindi dovete fare un po' di pratiche. Un po' di pratica con i salti. Quando poi troverete il tempismo giusto da premere. Il tempismo giusto. Ecco, mi sono beccato uno scalino in faccia. Non riesco a parlare, son più dislessico del solito stanotte, eh? Sì, stanotte, perché io registro di notte, perché mi fa piacere parlare e parlare per rompere i maroni alla povera gente che l'indomani mattina deve andare a lavorare. Che simpaticone che sono, eh? Oplala. Oplala. Ya. Ya.
Ya. Ecco, fatemi concentrare. Fatemi concentrare, lo sapevo. Comunque fate il nuovo record. Comunque vabbè, farò un altro po' di tentativi. Poi cambierò il livello per farvi vedere l'altro, perché ecco, già immagino vi sarete scassati. Oddio. Ecco, se vi scontrate di lato non morite, però vi rimbalza, diciamo così. Come dicevo, vi starete scassando tre quarti di Wallera in vedere questo livello sempre. E comunque, tanto sono troppo nabo per finirlo, ho bisogno di fare più pratica. Quindi, senza che stiamo a perdere tempo, facciamone ancora un altro paio e poi GG. Pum. Tromba in faccia. Che bello. Vabbè, lasciamo stare Graviton. Andiamo sul Acceleron, che questo qua proprio non me lo ricordo, quindi non so che devo fare. Eppure ci ho anche giocato, ma non me lo ricordo. Vabbè, questi rosa che lampeggiano penso siano simili ai rossi del livello precedente. Per ora sì, la funzione è la stessa. Yo. Vabbè, penso che la differenza più sostanziale sia che il livello mi si compone davanti mentre corro, quindi ah, è che la piattaforma rosa cade, vabbè. Questo ho già risaputo, però mi sa che regge di più dei rossi del livello precedente. Boh, vabbè. Ora ci togliamo il dubbio, eh. Si sprofonda, vedete. Quindi se li pesi troppo a lungo, troppi a lungo. Madonna, oggi proprio non riesco ad attaccare due parole sintatticamente corrette proprio. Mamma mia. Vabbè. Allora. Eppure sì, la Toscana, la patria della lingua italiana, Invece no, oggi proprio zero. Cioè, ovo. Ecco, quando avete la piattaforma rosa davanti, fate il salto più lungo affinché ci passiate meno tempo possibile con i piedi sopra, e quindi non rischiate che vi sprofondi la superficie in faccia. Vedete? Salto lungo e poi subito a cambiare. Tac. Tenere più tempo i piedi possibile sulla piattaforma blu per raccattare più energia. E so che fra poco perderò, perché la fretta di pestare una superficie blu mi fotterà l'esistenza. Quindi no, ho vinto. Succate, succatemi la minchia tutti quanti, tutti gli haters. Perché io sì, ora li pronuncio come li leggo. Sì, che bafangu. Ecco. Radeon Experiment Unlocked, vediamo un po' questo. Che cos'è? Musica flashante, bella. Ah, bello. Mi sono ritrovato un fulmine davanti che mi ha smaciullato i maroni in quattro. E sono queste le cose belle della vita, no? Un giorno sei qui, magari un altro giorno arriva un fulmine e ti sfracella la Wallera. Giusto? Bello, bello, molto bello. Esperienze di vita scioccanti. La soundtrack è molto caruccia, molto oddio. Non è molto oddio, è molto Ta. Sono saltato sul muro due volte e sono caduto di sotto. Comunque sì, il gioco è disponibile anche sul Apple Store e sul App Store. Quindi se non avete una strafava da fare, potete prendervelo per il cellulare e giochicchiare quando vi rompete la minchia, non so, al lavoro, a lezione. Come quel genio del mio collega all'università che
durante la lezione prendeva il PC, loggava su Origin e giocava a Battlefield 3 mentre prof parlava. Strepitoso, strepitoso. Stima per lui, se stai guardando questo video sappi che è tutta la mia stima. Ah, fuck. Ecco, se vi chiedete, lo prendo in Italia? O Nicarg, o Nick, o Nicolas, o a dir si voglia, come volete chiamarmi. Dove studi? Dove, eh? Studio all'Università di Pisa, quindi se potete far ricapitare questo video a quel genio, sappia che ha tutta la mia stima. Oh. Mi pareva di averlo schivato. Ma vabbè. Comunque no, vabbè, vi siete fatti l'idea di come il gioco, eh? Sapete che sono fin troppo nabo per sbloccare tutti gli altri minigiochini in questo piccolo periodo di tempo, quindi... Niente, facciamo gli ultimi tentativi e poi passiamo quei saluti. Vi invito comunque vivamente a provarlo, perché questo gioco, oltre ad essere gratis alle leaderboard online, potrete fare i punteggioni e vantarvi con i vostri amici di quanto ce l'avete lungo, ok? Quindi non so se va una piccola sfida così per passare il tempo. Questo è il giochino che fa per voi. No, non mi pagano, state tranquilli, ve lo consiglio così, proprio sinceramente. E vabbè, niente, che vi posso dire? Provate questo gioco. Se vi piace, flippatevici. Insomma, giocateci. Un saluto da parte del vostro Nicarg. Ci vediamo alla prossima. Stay tuned. E... Bunny. Ciao.